E bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore con l'Inter. Allora, subito, partita contro il Bari. Eccoci qua. Allora, andiamo subitissimo a sistemare le magliette, ok? Tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua, dunque da San Siro per il primo incontro di oggi che ci vedrà sfidare il Bari, debutto stagionale della nostra squadra in campionato, almeno per quanto riguarda le partite che andiamo a giocare, che comunque due le abbiamo già simulate. E quali sono i nostri nuovi acquisti? Quello dovrebbe essere stato Ciccio Brienza, primo piano anche per il nostro Kun Aghero. E dunque tutto pronto e prendiamoci i 3 punti. Formazione con in porta Donnarumma, in difesa Oxford, Alderweireld, Lemos, centrocampo Mané, Meyer, Pogba, Martial, Coutinho, in attacco Rashford e Agüero. Pallone per Agüero, il Kun, Martial, palo clamoroso. Lancio per Meyer, parata del portiere. Palla per Mané, se la porta sul sinistro, Sadio Mané, parata di Mikai. Lancio per Ciccio Brienza, attenzione Ciccio Brienza! Vantaggio Bari a San Siro, clamoroso! Clamoroso davvero, gran palla, però Donnarumma ha le sue colpe, ragazzi. Un po' se l'è dormita, ma dai, va bene, ci può stare, ci può stare. Palla per Pogba! Pogba! Pareggio Inter! 1-1 a San Siro! Sale in cattedra, Pogba, sinistro, micidiale, bravissimo. Philippe Coutinho a lanciarlo in porta, anche lui con il sinistro, tra l'altro. Intesa mancina dunque tra i due giocatori, gran palla e dunque pareggio Inter. Palla per Martial, si gira Martial, se la porta sul sinistro, bomba e paramicai. Finisce così il primo tempo, 1-1 tra Inter e Bari. Stiamo giocando bene, però dobbiamo vincere anche. Parte il cross, anzi è un tiro! Palla che esce fuori. Lancio per Driussi, Driussi è più velocissimo e vabbè. Non è giornata per Donnarumma, non è veramente giornata. Non riesce oggi a fare i suoi classici interventi. Anche qui ragazzi, se l'è dormita, non è in forma il nostro Gigio Donnarumma, 2-1. Lancio per Meyer, gioca per Embolo, che schifo. Palla per Rashford! Non, come non è entrata? Parte il cross, ci va Toby Alderweireld all'83esimo. Pareggio Inter 2-2 sul Bari. Bravissimo il nostro capitano Toby Alderweireld a staccare, a svettare sugli altri giocatori e a trovare il gol del 2-2. Finisce così la partita. Purtroppo pareggio della nostra Inter che ha giocato, ragazzi, una buona partita, che non abbiamo giocato male. Però, un po' troppi errori. Allora, andiamo avanti. Prossima partita che ci vedrà sfidare lo Sporting Lisbona. Sta partita dobbiamo assolutamente vincerla, perché si sa, alla prima di Champions League è sicuramente più facile, o quantomeno, diciamo, facilita il lavoro della no potrebbe facilitare, no, il lavoro per la nostra squadra. Perciò, subito andiamo a sistemare le magliette appena carica. Ok, ci siamo. Allora, noi ci prendiamo la solita. Tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua, dunque da San Siro per il primo incontro dei gironi di Champions League tra Inter e Sporting Lisbona. Ragazzi, ritorno dell'Inter in Champions League dopo ben 5 anni, perché è dal 2011 che l'Inter non è in Champions League, quindi no, sono 6 anni, siamo nel 2017, insomma ragazzi, ne è passato di tempo e Donnarumma dovrà farsi riscattare. E andiamo. Formazione con in porta Donnarumma, in difesa Bellerin, Bailly, Alderweireld, Sidibé, a centrocampo Fosu-Mensah, João Mario, Coutinho, attacco Meyer, Embolo, Agüero. Palla per Meyer, Max Meyer, vantaggio Inter al terzo minuto di gioco, subito si portano in vantaggio i nostri giocatori, bravissimo, buon giro palla innanzitutto della nostra squadra, poi bravissimo anche Max Meyer a trovare l'angolo giusto per superare Rui Patricio, 1-0.
Parte il cross, ci va Embolo, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore. Fallo di mano di Brian, c'è dunque il calcio di rigore. All'11° minuto il Kun Agüero dal dischetto è pronto a superare Rui Patricio, spiazzato il portierone portoghese dello Sporting Lisbona. E c'è dunque il 2-0 Inter, appunto firmato dal Kun Agüero, che con un destro micidiale messo sotto la traversa sbatte il portiere, appunto doppio vantaggio Inter. Se ne va il Kun, salta a tutti il Kun Agüero, mamma mia, incredibile, un fenomeno. Al 27° minuto c'è il terzo vantaggio, il terzo gol dell'Inter, quindi triplo vantaggio per la nostra squadra. Ancora una volta superato Rui Patricio dal Kun Agüero. Lancio per Adrien Silva, Donnarumma. Se ne va Max Meyer, il sinistro, incredibile, palla fuori. Finisce così il primo tempo, buonissima prestazione da parte della nostra squadra, vantaggio 3-0 su un non proprio brillante Sporting. C'è il lancio per Teofilo Gutierrez, il colombiano la mette fuori. Palla per Embolo, Embolo salta a tutti, brillano ad Embolo, palla fuori. In area Luca Stagnos, para Donnarumma. Palla per Castagnos ancora, sempre Donnarumma. Se ne va, attenzione ancora, Castagnos, sempre Donnarumma. Agüero e poi Gabriel, che schifezza. E finisce qua la partita, vittoria 3-0 della nostra Inter sullo Sporting Lisbona. E stavolta Donnarumma non ha deluso. Allora signori, andiamo avanti, prossima ed ultima partita di oggi che ci vedrà sfidare il Torino. Partita per niente semplice, da vincere anche questa assolutamente. Perciò sistemiamo le mallette, no, prendiamo la bianca, tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua dunque dallo Stadio Olimpico di Torino per l'incontro di Serie A tra Torino ed Inter. Partita molto importante quella che ci da sfidare i Granata, perché dobbiamo tornare alla vittoria anche in campionato. Non ci basta ovviamente la Champions. Da seguire il nostro Sergio El Kun Agüero, due gol nell'ultima partita. Veramente una gran prestazione da parte del nostro bomberone argentino, guardato anche Adem Ljajic, ex Inter. E dunque ragazzi, tutto pronto e proviamo a prendere i tre punti in campionato. Palla per Belotti, la prova a piazzare il palo. Finisce così il primo tempo, partita molto combattuta, non tantissime occasioni, però c'è da lottare parecchio. Lancio per Bellerin, Bellerin si porta sul sinistro, palla troppo alta. Parte il cross di Martial, attenzione al Kun Agüero, pare a Padelli. Se ne va, il Edmilson Junior, il Kun non va. Agüero è velocissimo, pare a Padelli. In area Pogba, la porta fuori per Gabigol, pare a Padelli. E niente da fare, finisce qua la partita, purtroppo non si va oltre lo 0-0. Abbiamo giocato molto bene il secondo tempo, però non siamo riusciti a buttarla dentro. Allora signori, il video può finire qua. Tabelloni alla mano, in campionato siamo in terza posizione, anche se abbiamo una partita in più. E potenzialmente potremmo diventare decimi, se tutte le squadre sopra la decima posizione dovessero vincere. Cosa impossibile, però sicuramente caleremo di qualche posizione. Comunque non c'è male, siamo partiti abbastanza bene, due vittorie, purtroppo due pareggi non eccezionali con il Bari, insomma, con il Torino anche lì, insomma. In Champions invece siamo partiti molto bene, subito una vittoria 3-0 contro lo Sporting Lisbona. Positivissimo anche il fatto che Paris Saint Germain e Galatasaray abbiano pareggiato, quindi molto molto bene, prendiamo già due punti di vantaggio. Prossime partite che ci hanno a sfidare: Atalanta, Galatasaray e Juventus. Alla faccia, non sono per niente tre partite facili, anzi sono molto difficili tutte e tre. L'Atalanta squadra molto tosta, però vabbè, giocheremo in casa, comunque non saranno per niente e facili. E dunque ragazzi, appunto il video può finire qua. Vi chiedo, come la società di Apple in su, di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti i vostri amici, lasciate anche un bel commento e direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video.